Tanti di voi si sono innamorati come me della categoria FVD e altrettanti di voi mi hanno fatto una domanda a cui oggi voglio dare una risposta. Cosa serve per iniziare con la categoria FVD? Scopriamolo in questo video. Finalmente è arrivato il momento di iniziare insieme a voi questo nuovo percorso. Categoria FVD. Per me questa categoria sta avanti per un semplice motivo: garantisce tanto divertimento e richiede poca manutenzione. E visto che, come vi ho già accennato, io ormai mi sono completamente innamorato, mi sono attrezzato. Con che cosa? Con tutto quello che serve per essere competitivi, attrezzati, insomma pronti per affrontare una giornata, una competizione in pista con la categoria FVD. Qui ho riempito tutto il banco, praticamente ho svuotato il mio borsone e voglio partire proprio da qui, dalla borsa, perché con una semplice borsa in scala 1 a 10, questa poi della Robitronic che è trolley, c'ha le rotelle, riusciamo a trasportare tutto il necessario e, come potete vedere, di materiale ne serve, di attrezzatura ce n'è bisogno. E nella borsa cosa è contenuto? Il modello. Questo è quello che gentilmente mi ha prestato Nicolò per farmi innamorare di questa categoria. Mentre qui vedete la mia Wirk ST2.2 pronta per essere assemblata. Non vedo l'ora di aprire tutte queste bustine, ma questo lo farò insieme a voi nel prossimo video. Quindi se volete vedere un assemblaggio dedicato su questo modello, iscrivetevi al canale. E dopo setup di questo non potete farne a meno, perché vi garantisce, anzi vi permette di gestire tutte le geometrie del vostro modello. E io ho scelto quello della Sky RC, che secondo il mio parere ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Il setup si divide in diverse componentistiche. Di base, quello che ci arriva a casa acquistando solo il setup sono le squadrette che ci permettono di gestire campanature e caster e anche la convergenza. Ma non finisce qua, perché serve anche qualcos'altro. Gli scalimetri, fondamentali due: quello per l'altezza e quello per i downstop, sempre decimali. E poi naturalmente gli spessori per il telaio. Dovete, mi raccomando, acquistare tutti componenti compatibili tra loro, perché è inutile prendere degli spessori per il telaio da 20 mm se gli scalimetri sono studiati per quelli da 10 mm. Quindi affidatevi a una sola casa produttrice e sarete sicuri di non sbagliare. Dopo il setup ci dobbiamo preparare a girare. Ma come facciamo se non abbiamo un buon caricabatterie che ci va a caricare delle ottime ed eccezionali batterie? Per quanto riguarda la FVD, si utilizzano batterie del tipo shorty, quelle corte, e non potevamo che cascare sulle Gen 6 5100HV, uno spettacolo di batteria che vi garantisce il massimo delle performance. Mentre per quanto riguarda il caricabatterie, ho scelto di utilizzare il D200, a cui gli devo ancora togliere la pellicola, un ottimo caricabatterie a due uscite, molto potente, che ci tornerà utile anche per un altro accessorio fondamentale per questa categoria. Ma aspetta, la motorizzazione già stock. Io personalmente al momento sto utilizzando una motorizzazione da 13,5. Non fa parte di questa categoria perché molti usano la 17,5, che è un po' lenta. Con la 13,5 è veramente divertente. Quindi se vi volete divertire e il tracciato ve lo permette, col 13,5 volate. Ma se dovete fare delle gare titolate, non preoccupatevi, il regolatore va sempre bene e andate a montare un motore da 17,5. Sarà scontato, ma serve un radiocomando. Io naturalmente, ragazzi, non potevo che... cioè, top di gamma, 10PX con ricevente dedicata, quella senza antenna, guardate che spettacolo. Questo è un piccolo spoiler della mia nuova radio, di cui ne sono veramente innamorato. Ultimo, e poi ci spostiamo di là, servo comando. E un FVD non può montare un servo classico, basso profilo, perché pesa poco e perché
è di poco ingombro, quindi possiamo spostare tutto in avanti. Io ho scelto il servocomando di casa Reds SRX15, completamente in metallo, di un'eleganza stratosferica che si abbina perfettamente alla mia ST2.2. e adesso dobbiamo scendere in pista. E come famo così d'amblè? No, perché dobbiamo parlare delle gomme. Io ultimamente ho provato i pneumatici di casa P1 e sono rimasto veramente colpito dalle performance, e non solo io, perché vi ricordo da quando ho iniziato ho stabilito solo il record della pista. E le gomme basta montarle? No, bisogna additivarle, e ci sono degli additivi specifici per gomme in lattice, e mi sto trovando bene sempre di casa P1 con il loro additivo dedicato all'asfalto che va scaldato, come con lo scaldagomme. Sempre di casa Sky RC, questo praticamente è il più diffuso. Questo accessorio vi permetterà di andare a scaldare le gomme. È importante scaldare lo pneumatico, perché bisogna fare entrare in funzione l'additivo, e soprattutto, visto che con l'elettrico se parte tutto de botto, dobbiamo avere le gomme in temperatura. Vi ricordate che vi ho detto che questo caricabatterie ha una funzione molto comoda, cioè una funzione denominata power, quindi un canale possiamo dedicarlo esclusivamente alla carica della batteria, mentre un altro canale, grazie all'uscita power, ci permetterà di andare ad alimentare il nostro scaldagomme, che è privo di alimentatore. Quindi se non volete avere il tavolo pieno di accessori, di pezzi, beh, quel caricabatterie vi offre un'ottima soluzione. Ma la scocca! E qui c'è poco da fare. BT Design realizza delle carrozzerie dedicate all'FVD che al giorno d'oggi vi garantiscono le migliori prestazioni. Naturalmente qui parliamo di competizione, quindi i prodotti devono essere tutti top di gamma, e naturalmente tutti questi prodotti dove li potete trovare? www.dpmodellismo.it. Mi raccomando, non perdetevi i prossimi video e iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti, ciao!